Dodonzo Cini, come state? Come avete passato le vacanze natalizie, Capodanno? Dunque, iniziamo questo 2016 con nuovi video, spero sempre più belli. È giunta l'ora di tirare un po' le somme per quanto riguarda i film usciti in sala nel 2015. Come ogni anno sono qui per fare la mia classifica dei film che più mi sono piaciuti, ma quest'anno ho deciso di non fare una top 20 in cui metto i film in ordine di gradimento. Dirò semplicemente i 20 film che più mi hanno colpito, che più mi hanno lasciato qualcosa, non in ordine di preferenza però, per evitare gente che poi dice ma perché hai messo questo prima di quello, anche perché io non smetto mai di ricordarlo, ma a quanto pare ogni volta devo ribadirlo. Questi sono i miei 20 film che più mi sono piaciuti, non i vostri, i miei, dunque è un puro giudizio personale. C'è anche da dire che molti film, ahimè, non sono riuscita a vederli e che ci sono altri film che mi sono piaciuti che però ho deciso di non mettere appunto nei primi 20. Questo non significa che sono più brutti, che valgono meno, ma ripeto, è solo un gusto personale. Ad esempio, non mi sentirete parlare di Birdman, di Foxcatcher, di The Green Inferno, di Quando c'era Marnie, di Shaun, Vita da pecora, di Slow West, di Francofonia, di Madame Courage, di The Martian, Il sopravvissuto, perché anche se sono film che mi sono piaciuti, ho preferito altre pellicole. Questo è stato il primo film che ho visto nello scorso 2015 ed è stato anche l'ultimo film che ho rivisto. E si tratta di Whiplash. Questo film è straordinario, forse è il mio preferito del 2015. Bellissime le interpretazioni dei vari attori, splendida la colonna sonora, la regia, la fotografia, ma ciò che più mi è piaciuto è il montaggio. Altro film che mi è piaciuto tantissimo è Mad Max Fury Road. Altro film che potrebbe benissimo rientrare nella mia top 3 dei film preferiti del 2015 è Lama Azabtani, un film che ho avuto modo di vedere nella scorsa mostra cinematografica di Venezia, diretto da Hadar Murag, questa fantastica regista. Passiamo poi ad un altro film che ho avuto modo di vedere alla mostra del cinema di Venezia e si tratta di Wednesday May 9. Questo film è stato un po' una sorpresa, una specie di diamante grezzo e si tratta di Kumiko the Treasure Hunter con la splendida Rinko Kikuchi. Per tutti gli amanti di Fargo, il film dei fratelli Coen, consiglio assolutamente di recuperare questa pellicola, perché si ispira molto al film dei Coen. E beh, non vi sto a parlare di più, ma ho fatto un video riguardante questo film, dunque ve lo lascio qui nelle schede e anche qui sotto nell'info box. Passiamo poi al cinema giapponese. Ahimè, qui in Italia quest'anno non sono arrivati tanti film da sollevante, ma grazie al cielo il Torino Film Festival ha avuto modo di recuperare alcune delle nuove pellicole di Sion Sono, fra cui Tag. Non è ai livelli massimi come Love Exposure, come Suicide Club o Strange Circus, ma si avvicina, è ritornato un po' il Sion Sono delle origini e questa cosa mi piace tantissimo. Ed ora passiamo alla fantascienza con uno splendido film che è uscito in estate ed è stato anche uno dei pochi film estivi che ho apprezzato e si tratta di Ex Machina. Sarà il mio amore per Oscar Isaac, sarà il mio amore per tutto ciò che riguarda le intelligenze artificiali, però io ho adorato questo film e dovete assolutamente recuperarlo. Ora spostiamoci proprio di genere e passiamo a quei film indipendenti da Sundance Film Festival che io tanto adoro e sto parlando di Me, Her and the Dying Girl, che qui in Italia è uscito con il bruttissimo titolo di Quel fantastico peggiore anno della mia vita. Questo è un film per tutti coloro che amano il cinema. C'è poco da dire. Poi un altro salto, qui proprio ci spostiamo tantissimo e vorrei parlarvi di The Tribe. Innanzitutto ho una specie di valore un po' affettivo a questo film perché conosco l'attrice protagonista, che anche se non potrà capirmi, beh, lei sa quanto io ho apprezzato questo suo film. È una storia d'amore bellissima, tenerissima, delicatissima di due persone sordomute. È uno di quei film veramente che vi farà venire i brividi e che non si può, ecco, rimanere indifferenti davanti ad un film del genere. Passiamo poi a due film, qui ahimè sì, devo citarne due e vi spiego anche perché sono due restauri e si tratta del restauro di La tomba delle lucciole di Isao Takahata e il restauro di Salò,
o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini. Perché uno e perché l'altro? Beh, Takata è uno dei registi d'animazione giapponese che più io apprezzo. Oltretutto ho fatto un video dedicato a questo film, ho scritto un articolo per Vero Cinema dedicato a questo film e vi lascio tutto qui sotto nell'info box o qui in giro nelle schede. E perché il film di Pasolini? Beh, è dall'anno scorso che ho iniziato a interessarmi, a incuriosirmi di questo autore. Quando però nello scorso festival di Venezia ho avuto modo di vedere Il restauro di Salò, nonostante fosse un film che io avessi già visto, mi è proprio scoppiata questa super curiosità di recuperare tutto ciò che aveva prodotto Pasolini, dunque libri, dunque poesie, dunque film. Grazie anche a due miei carissimi amici che saluto, Marco ed Alessio, che mi stanno veramente istruendo a questo straordinario artista. Altro film, e qui vabbè tutta un'altra storia, si tratta di Mustang o non so come si pronunci. Anche questo film che è uscito in pochissime sale, non mi stupisco della cosa, devo ringraziare il fatto che abitando vicino a Venezia ci sono molti cinema Desai, cinema che producono appunto film d'autore, dunque grazie al cielo sono riuscita a vederlo. Questo è un bel film di denuncia, non uno di quelli proprio spiattellati così, ma è molto 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 delicato, molto sottile e sicuramente è uno di quei film girl power che piacciono tanto a me. Poi passiamo a uno degli ultimi film che ho visto al cinema a dicembre scorso e si tratta di Irrational Man di Woody Allen. Sono davvero entusiasta di questo film di Woody Allen perché, vi dirò, gli ultimi suoi film mi avevano un po' fatto storcere il naso. Carini, nulla da dire, però mi sono sembrati più delle belle cartoline da esibire ed in sostanza, beh, c'era poca cosa. Invece questo è un film bello, musicale, scattante, che vi farà ridere con uno straordinario Joaquin Phoenix, che veramente io adoro follemente, e anche una bravissima Emma Stone. Passiamo poi a Vizio di Forma. Questo è stato uno dei film del 2015 che più mi ha fatto pensare, ragionare. Ritorniamo alla Mostra del Cinema di Venezia e il film che citerò ora è Afternoon, uno splendido documentario di Simi Liang. Restando sempre in tema Mostra del Cinema di Venezia, non posso non citare Anomalisa. E poi passiamo a Gaspar Noé con Love, un film che mi ci è voluto un po', ecco, per recuperarlo, ma dopo che il mio collega e amico Alessio ne ha scritto un articolo per Vero Cinema, di cui vi lascio qui sotto nell'info box il link, è nata in me la curiosità di vedere questo film. Me ne avevano già parlato bene altri amici ed infatti così è stato, è veramente una pellicola stupenda. Ed ora passiamo all'animazione occidentale e qui vorrei citare Inside Out della Pixar. E restando sempre in tema di pianti e di commozione, vorrei parlare di Stockholm, Pennsylvania con la straordinaria Saoirse Ronan. Quando l'ho visto la prima volta credo di aver pianto tantissimo, non in realtà perché è uno di quei film che proprio ti obbliga a piangere, a sfogarti, però è un film che ti distrugge completamente. E ora cinema italiano, perché noi italiani non è che facciamo solo ciofeche e cinepanettoni. E nonostante il fatto che i film italiani più venduti siano proprio quelli, siamo in grado di fare anche del buon e vero cinema. E vorrei appunto parlare di Il racconto dei racconti. È uno di quei film che vanno semplicemente visti, ammirati, a bocca aperta e basta. Ed ora il 20° film, che è stato anche uno degli ultimi film che ho visto appunto nel 2015. E sto parlando di un film che è il debutto internazionale di un regista greco. Non ricordo il suo nome perché io non ho buona memoria per quanto riguarda i registi greci, mi dispiace, anche perché è un cinema che proprio mi appassiona. Devo dire che da quando frequento la Mostra del Cinema di Venezia, lì veramente ne sfornano tantissimi di film di registi greci e mi sto davvero 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 appassionando ed innamorando del cinema greco. Anni fa con Miss Violence di Alexandros Avranas, ecco, lui mi ricordo il suo nome, anche perché l'avevo stalkerato per tutta la mostra, però non ho mai avuto il coraggio di andare lì a parlargli. L'ultima mostra con Interrupt
Eruption e poi il grande regista di Kinodontias, che qui in Italia è arrivato col titolo di Dogtooth, e appunto il regista di Kinodontias ha voluto esordire con il suo debutto internazionale con The Lobster al Festival di Cannes, film che ha vinto il premio della giuria. Io ci ho messo un po' per recuperarlo perché l'attore protagonista è Colin Farrell e sapete quanto io adori Colin Farrell, sì, come no. Non so se è per il fatto che avessi la febbre quando ho visto appunto questo film, non so se è per il fatto che praticamente Colin Farrell è modo espressivo in questo film e quindi non muove mai quelle sopracciglia indemoniate, ma il signorino mi è piaciuto. Non riesco a levarmelo della testa, non so se perché l'ho visto recentemente, ma è uno di quei film, secondo me, più belli degli ultimi 10 anni. E dunque questo video finisce qui ed è finita anche la luce fuori. Questi sono stati i miei 20 film che più ho apprezzato dello scorso 2015. Fatemi sapere quali sono stati i vostri e se avete visto uno dei 20 film che ho citato. E niente, spero abbiate iniziato questo 2016 al meglio e con tanti tanti bei film. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Annyeong!